Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo Svuota la spesa. Sono andata a fare la spesa al Lidl insieme a Sabrina questa volta e iniziamo subito dai gelati che abbiamo già buttato nel freezer. Vabbè, qui ci sono due meloni, poi abbiamo preso questi gelati biscotto tre gusti. Come al solito vi lascio lo scontrino in fondo. Coppette, panna e cioccolato, stecco alla fragola. Poi questi sticks che sono comunque piccolini, infatti lo immaginavo perché dentro ce ne sono tantissimi, ce ne sono 16, quindi immaginavo fossero piccini. Così penso che dentro sia panna, non lo so, fuori c'è cioccolato. Poi dei mini biscotti con biscotto al cacao e biscotto alla vaniglia, dentro gelato alla vaniglia, biscotti alla vaniglia così rettangolari, questi qui tipo i maxi bon, coni con panna fresca e succo di amarena, e poi questi calippi alla fragola e alla Coca-Cola. Poi, senza glutine non c'era tanta scelta. Ho trovato questa vaschetta di sorbetto al frutto della passione. E adesso vi faccio vedere, ve lo giro. E vi faccio vedere che c'è scritto senza glutine. E poi il gelato alla panna. Ok. D'altro non ho trovato niente senza glutine, quindi se non so se non li avevano adesso o magari non li ho visti io, quindi se voi sapete altri tipi di gelati del Lidl senza glutine, scrivetemelo nei commenti che così la prossima volta che vado, se lo trovo, glielo prendo. Poi, fusilli, il pacco da 1 kg. Due glassa con aceto balsamico, 7 di queste reti di pomodori, 2 confezioni di carote XXL, 2 confezioni di penne di mais e riso, 2 confezioni di conchiglie, queste qui sono senza glutine, 2 confezioni di conchiglie rigate. Una confezione di questo Riber rosso così da spiluccare così come frutta. E poi finalmente mi sono ripresa il mio latte vegetale alla mandorla e la bevanda cocco e riso che mi piace tantissimo. Questo qui è quello della Milbona, a me piacciono un sacco. Poi altri due meloni. Questi pasticcini con biscotto e cioccolato al latte senza glutine e questi wafer con crema alla nocciola. I cereali per i bambini, abbiamo preso i Neo che sono cioccolato e crema alla vaniglia. Poi questi con biscotti strambi e cioccolato e dentro crema al cioccolato e questi bianchi con crema al cioccolato. Queste calzine per Pia, No, no, quelle lì sono per per Giada. Giada volevo dire, ho sbagliato, volevo dire Giada ma ho detto Pia, vabbè. 7 paia, sono fatte così ma sono carinissime e le abbiamo prese uguali anche per Pia. Sempre, anche qua 7 paia, sono identiche, vedete, ma sono carine. Adesso per l'estate vanno benissimo, anche perché Pia con quei sandalini... Volevo prenderle anche delle scarpe da ginnastica perché magari in certe occasioni, in certi contesti è meglio avere la scarpina chiusa, anche se adesso fa caldo. Però magari capita e quindi ne ho preso le calzine. Poi questa glassa per gelato alla vaniglia, che adesso andrò a fare una ricerca per vedere se la possono mangiare anche Maurizio e Gabriele, così da mettere sul gelato quello alla panna. L'ho trovato anche in altri gusti, appena la troviamo ve la facciamo vedere. E poi qui per il momento, perché non mi ricordo quante ne ho prese, ci sono due confezioni di pan carré per farsi pane e marmellata e basta, perché non c'è più Nutella, quindi solo pane e marmellata.
Vai, qui c'è un'altra confezione di pan carré. Poi ho preso questo yogurt che era scontato con questi cereali ricoperti di cioccolato, l'uva rossa, poi queste cotolette di merluzzo e spinaci panate, e dentro ce ne sono 4 per 100 grammi in ogni confezione, che ho pagato 1,39 euro perché era ribassata al 50%, e ne ho prese 5. Poi 3 di queste confezioni di filetto di petto di pollo a fette, che era scontato del 30%, l'ho preso a 3,84 euro. Questi burger vegetali per me, anche questi erano scontati, ne ho prese, qui ce n'è 4 confezioni. Poi cotolette di tacchino e pollo con spinaci XXL, anche queste qua erano scontate e quindi le ho prese, perché comunque ai bambini piacciono molto le spinacine. Dentro ce ne sono 7 in ogni confezione, ne abbiamo prese 5. Poi ho preso 4 di queste confezioni di polpettine, che praticamente sono tantissime perché sono 800 grammi, e magari da farle così, così col sugo magari, boh. Però mi sembravano buone, sono di carne di suino. Poi 2 pacchi di fettine di vitello, anche queste qui scontate, anche le polpettine erano scontate. Poi 4 confezioni di queste fettine sottilissime di petto di pollo, anche queste scontate. Sovraccosce di pollo, 1,24 euro, anche queste qui scontate. E poi la tagliata di petto di pollo, anche questa qui era scontata. E adesso andiamo a mettere tutto quanto nel freezer e poi vi facciamo vedere il resto. Ho fatto caso ora, non mentre le prendevo, che sono diverse. Queste sono normali, classiche, e queste qua invece hanno pancetta affumicata e formaggio. Ovviamente non sono senza glutine. Poi ho preso questi filetti di salmone norvegese con pelle. Erano in offerta, normalmente non li avrei comprati neanche morta perché costavano 10 euro. Così li ho pagati 5 per loro, così mangiano un po' di pesce. Poi 2, ma non solo, quindi ne sbucheranno degli altri, di questi burger qui con verdure grigliate, sono molto buoni. Allora, visto che li ho trovati ribassati, ne ho presi un po' da tenere lì. Focaccia alla genovese con stracchino, che era al 50%, ne ho prese 4 confezioni. 2 confezioni di questi yogurt safari, che c'è banana, fragole e albicocca, per i bambini, per Pia. 2 pacconi di mozzarella, queste qui 4 per 250 grammi, ogni confezione ne ha 8, così almeno per un po', cioè per un po', per 2 volte ce l'abbiamo. Ne ha di più. Per questi? No, ne ho 8. Poi, fusi di pollo, una confezione anche queste ribassate, bocconcini di fesa di tacchino, anche questi ribassati, hamburger di suino, anche questi qua li ho trovati ribassati, ne ho prese 4 confezioni, una confezione di uova e una confezione di polpettine vegetali. Poi un altro di burger con verdure grigliate, zucchine chiare, una confezione da 4, questi würstel vegetariani, non li avevo mai visti, e li provo e poi vi dirò come sono. Per me, che stasera volevamo fare le lasagne, ho preso le lasagne ricotte e spinaci, e poi ho preso per Pia queste t-shirt e questi leggings a 3/4.
sono molto molto carini e non vedo l'ora di metterli. Poi altre due glasse per il gelato, cacao e al gusto di zucchero caramellato. Io non ho trovato indicazioni su internet. Dai, gli ingredienti mi sembra che possono mangiarli, però fatemi sapere se voi lo sapete. Ciliegie, due sacchetti di banane, ho preso un bel po' di banane, poi qui ho preso un mango. Poi abbiamo preso un po' di yogurt. Questi qui del Lidl sono meravigliosi perché sono senza glutine e quindi possono mangiarli tutti quanti. Come gusto abbiamo preso frutti di bosco, caffè, albicocca, fragola, vaniglia, cocco, banana. Qui ne mancano due perché li ha mangiati Maurizio. E basta, abbiamo preso tanti tanti yogurt. Prova Nela, sì. Poi ho preso questi pantaloncini per Manuel e Gabriele, li ho preso taglia S perché secondo me va benissimo per loro, comunque sono magri e la taglia S era più che sufficiente. E li ho presi in blu e in nero, sono uno per uno. Poi due pacchi di zucchine, un altro di cotolette di merluzzo e spinaci panate, quattro mele rosse e due confezioni di pesche e noci. Poi ho preso dell'insalata che era al 50%, la valeriana, e la mangiamo oggi. Quella che ho preso ieri al Conad, la teniamo in frigo, la mangiamo nei giorni a venire. Questa qua invece che è al 50% la mangiamo subito oggi. La valeriana, di valeriana ne ho prese tre buste. Poi ho preso questi gnocchetti fatti in questo modo stranissimo e ne ho presi tre pacchi. Poi qui si è un po' spiaccicata, c'è la misticanza e l'insalata sfiziosa. Poi i choco rice e i cereal cookie perché l'altra volta sono piaciuti tantissimo, quindi gliel'abbiamo ripresi. E poi il latte all'avena. Vi abbiamo fatto vedere tutto. Fatemi appunto sapere se qualche cosa l'avete già provato, se vi è piaciuto, soprattutto queste cose un po' particolari, anche dei gelati. E niente, come al solito vi lascio lo scontrino e noi ci vediamo, non so bene perché probabilmente in questi giorni usciranno più video uno dietro l'altro, perciò comunque noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.